Buongiorno ragazzi, sono Mister Boscherini e per la lezione di geometria di oggi andremo a vedere l'area del cerchio. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto come calcolare la lunghezza di una circonferenza conoscendone il raggio e il diametro e poi abbiamo visto il caso particolare della lunghezza di un arco di circonferenza e come ricavarlo conoscendo il raggio e l'ampiezza. Oggi andiamo a vedere invece le superfici, quindi la superficie del cerchio e nella lezione successiva la superficie di parti del cerchio. Quindi gli obiettivi della lezione di oggi saranno calcolare l'area di un cerchio dato il suo raggio, la sua area e chiaramente alla fine essere in grado di risolvere i problemi complessi legati all'area del cerchio. E come sempre in questi casi è doveroso un piccolo ripasso di concetti che abbiamo già visto lo scorso anno. In questo caso il concetto di cerchio, no? Quindi noi sappiamo bene che cos'è a questo punto equidistanti da uno stesso punto chiamato centro. Ecco, il cerchio sarà dato dall'insieme di tutti i punti interni alla circonferenza, quindi stanno dentro, o appartenenti alla circonferenza stessa, dove o in questo caso è uno di mettere insieme, cioè sono questi più questi. E per fare degli esempi, il punto P è un punto interno alla circonferenza, quindi fa parte del cerchio. Il punto Q è sulla circonferenza, appartiene alla circonferenza, quindi fa anche parte del cerchio. Il punto R è esterno alla circonferenza, quindi non farà parte quello dell'area del cerchio. Nelle lezioni precedenti vi ho dimostrato come si arriva a trovare la relazione tra lunghezza del diametro di una circonferenza e lunghezza della circonferenza stessa. Voi sicuramente conoscete già la formula dell'area di un cerchio e ci sono vari modi per vedere come si arriva a questa formula. Oggi ve ne farò vedere un esempio, partendo da qualcosa che avete già visto alla fine dell'anno scorso, ovvero l'area di un poligono regolare. Ecco, vorrei che spendeste qualche secondo a guardare queste cinque figure. Come vedete, sono cinque esempi di poligoni regolari, ovvero equilateri e equiangoli, a partire dal triangolo equilatero fino a quello che penso sia un icosaedro, fatemi contare. 3, 6, 7, 8, no, sono 16 lati. Allora, questa linea rossa è l'apotema, ovvero la distanza tra l'incentro e il circocentro, che sono equivalenti, e il lato del nostro poligono regolare. Ecco, esiste una formula che lega l'area di qualsiasi poligono regolare, questo qui a poli, all'apotema, in particolare. Questa formula che è data dal prodotto tra il perimetro del nostro poligono regolare per apotema diviso 2. Ora, una formula non l'abbiamo mai usato, ma guardiamo di nuovo queste figure. Voi sapete che all'aumentare del numero dei lati del nostro poligono regolare, il poligono regolare assomiglia sempre di più a un cerchio, una circonferenza per essere più esatti. La nostra circonferenza. Allora, noi possiamo cercare di generalizzare questa formula nel caso in cui il numero dei lati diventi infinito, cioè passiamo da un poligono regolare a una circonferenza, il poligono tende a diventare un cerchio, e allora a questo punto, in questa forma, noi dobbiamo sostituire al perimetro la lunghezza della circonferenza e all'apotema il valore. Da voi questo piccolo esercizio di sostituire in questa formula questi valori e vedere cosa viene fuori. Ecco, se avete fatto i vostri calcoli correttamente, questo è quello che dovreste aver ottenuto. Cioè la formula diretta dell'area dei cerchi, cioè quella in cui se conosco il raggio R e posso trovare l'area A, è questa qui. Area uguale raggio alla seconda per pi greco, o talvolta potrete trovarlo anche scritto come pi greco per raggio alla seconda. Come vedete, è di nuovo una formula in cui abbiamo due sole variabili legate tra di loro, no? Conosco il raggio, ho bisogno di un'unica informazione per ottenere il mio risultato. Mi piacerebbe per oggi già cominciare con un problema leggermente più complesso. Come vedete qui ho questo problema. Una circonferenza è lunga 12 pi greco centimetri, calcola l'area del cerchio. Ecco, vedete, non vi do il raggio, vi do la circonferenza. Quindi cosa significa? Che prima dovrò usare questa informazione per trovare il raggio e poi userò il raggio per trovare l'area del cerchio. A questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro come procedere. Disegniamo la figura, eccolo qui il mio cerchio con raggio R,
scrivo il dato, un unico dato, cioè la lunghezza della circonferenza, quindi C uguale 12 pi greco centimetri, e la domanda è appunto il valore dell'area del cerchio. Lo svolgimento sarà in due passaggi. Nel primo passaggio uso la formula inversa della circonferenza per trovare il raggio, quindi raggio uguale C diviso 2 pi greco. Sostituisco i valori, 12 pi greco diviso 2 pi greco diviso pi greco si elimina la vicenda, quindi fa 1 e 1, 12 diviso 2 fa 6. Il risultato per il raggio sarà 6 centimetri. Nel passaggio successivo userò questo valore nella formula dell'area e di nuovo scrivo area uguale raggio alla seconda per pi greco, al posto di r scrivo 6, quindi ho 6 alla seconda pi greco, il risultato sarà 36 pi greco centimetri quadrati. Attenzione, unità di misura, perché ora stiamo parlando di aree, quindi per le lunghezze avevamo i centimetri o i millimetri o quello che sarà l'unità di misura che vi dà il problema. La misura di un'area sarà quell'unità di misura della lunghezza alla seconda. Altra cosa importante, un errore che vedo fare spesso, è che quando elevate alla seconda per trovare l'area, elevate alla seconda solo il raggio, pi greco deve essere lasciato così com'è, quindi non devo vedere 36 pi greco alla seconda centimetri quadrati. Ed eccoci alla formula inversa, che è un pochino più complessa rispetto alle formule inverse che abbiamo visto finora, perché vi ricordo l'operazione inversa dell'elevazione a potenza, ovvero di fare il quadrato, sarà l'estrazione di radice, in questo caso fare la radice quadrata. Quindi la formula inversa, se conosco l'area e voglio trovare il raggio, è R uguale radice quadrata, scusate, di area diviso pi greco. E qui è veramente molto importante l'ordine in cui fate le operazioni. Qui dovete prima fare area diviso pi greco e poi il risultato farne la radice quadrata. Molto spesso purtroppo vedo persone fare la radice quadrata dell'area pi greco. E per capire meglio vediamo un esercizio abbastanza semplice, no? Abbiamo l'area di un cerchio che misura 225 pi greco metri al secondo, e noterete come gli esercizi molto spesso questi numeri vengono scelti apposta, no? Per essere dei quadrati perfetti, ma non sarà sempre il caso. Calcola la lunghezza e il raggio. Figura i dati, cioè il valore dell'area 225 pi greco metri quadrati, la domanda raggio uguale punto di domanda, in questo caso lo svolgimento è in un unico passaggio. Riscrivo la formula inversa. Sostituisco i valori, scusate, ovvero 225 pi greco diviso pi greco. Ecco, vedete l'utilità di fare questo, perché a questo punto il pi greco sopra e sotto si eliminano a vicenda, mi rimane la radice quadrata di 225, che potete controllare facilmente, è 15, quindi il risultato per il raggio è 15 metri. Ecco, ora siamo un po' quasi alla fine di questa nostra prima unità di geometria, l'unità legata alla lunghezza della circonferenza dell'area del cerchio. E a questo punto dobbiamo renderci conto che quando avremo i problemi, quelli appunto chiamo i problemi complessi, noi ci troveremo a lavorare non con due, ma molto spesso con almeno con tre variabili, ovvero il raggio, e possiamo considerare l'equivalente al diametro, insomma uno è il doppio dell'altro, la lunghezza della circonferenza e l'area. E quello che volevo fare qui in questa slide abbastanza diciamo densa è farvi vedere un po' le casistiche che possiamo incontrare e come affrontarle. Questo non vuole essere una lista omnicomprensiva, però vi permetterà un po' di affrontare diversi tipi di problemi. Cominciamo con il caso più semplice in assoluto, no? Quello in cui conosco il raggio e voglio trovare le altre due grandezze, ovvero la circonferenza e l'area. In questo caso io dovrò usare due formule dirette, la formula diretta che dal raggio mi dà la circonferenza, la formula diretta che dal raggio mi dà l'area. E qui vi do un esempio. Come vedete, in questo caso non l'ho messo come problema, ma semplicemente come svolgimento. Quindi abbiamo, supponiamo di avere un raggio di 13 mm. La circonferenza sarà 2 per 13 per pi greco, ovvero 26 pi greco millimetri se lascio il pi greco indicato. Per l'area dovrò fare 13 alla seconda per pi greco, ovvero 169 pi greco millimetri alla seconda. Di nuovo, attenzione, attenzione alle unità di misura. Ecco, vediamo invece cosa succede se conosco la lunghezza e circonferenza. Se vi ricordate bene, è il problema che abbiamo visto pochi minuti fa.
Ecco, in questo caso dovrò applicare prima una formula inversa che mi permetterà di trovare il raggio e poi la formula diretta per trovare l'area. Ecco qui un esempio. Se la lunghezza circonferenza è 40 pi greco centimetri, primo passaggio sarà di trovare il raggio, quindi faccio 40 pi greco diviso 2 pi greco e qui vado molto velocemente, sta anche a voi controllare che i miei conti siano corretti. Il risultato sarà 20 centimetri. Questo risultato a questo punto lo infilo nella formula dell'area, quindi 20 alla seconda pi greco, il risultato per l'area sarà 400 pi greco centimetri. E per concludere, vediamo l'ultima, diciamo, combinazione, quella in cui conosco il valore dell'area. Di nuovo dovrò prima applicare una formula inversa per trovare il raggio e poi per trovare la lunghezza circonferenza. Ecco qui un esempio, l'area è uguale a 60 pi greco diviso pi greco tutto sotto radice. Sto a voi controllare che il risultato sia proprio 8 decimetri. Mi raccomando, attenzione che è lo stesso tipo, quindi decimetri alla seconda, il risultato sarà in decimetri. La lunghezza circonferenza sarà 2 per 8, il risultato che ho ottenuto ora, per pi greco, ovvero 16 pi greco decimetri. E in classe chiaramente vedremo anche altri tipi di esercizi, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.